Pronti? 1, 2, 3. È buono il segnale con la velocità iniziale di Blair Witch Fee che va a condurre, parte bene anche Bolero di Poggio che rientra a Blumenindal costretto all'esterno mentre alla corda bellissima Bar precede Bonton GSO e quindi Blasco Real che si è subito ricongiunto. Intanto insiste all'esterno Blumenindal, va all'attacco di Blair Witch Fee dopo i primi 200 in 16.9, insiste Blumenindal e ottiene il pass da parte di Blair Witch Fee dopo 300 metri di gara, quindi scivola al comando l'allievo di René Legati che completa il quarto iniziale in 30.9, 32.6 dice il cronometro ufficiale. E in seconda posizione Blair Witch Fee davanti a Bolero di Poggio, poi bellissima Bar e Bonton GSO con in coda ovviamente Blasco Real. Nessuno muove all'esterno per il momento, corsa anche qui piuttosto tranquilla dal punto di vista tattico con il gruppetto dei sei concorrenti che completano il mezzo miglio iniziale in 1.05. Sposta a questo punto bellissima Bar e va con decisione all'esterno Alessandro Gozzadoro, viene deciso su Blumenindal che sbaglia improvvisamente. L'errore improvviso di Blumenindal, sbaglia anche bellissima Bar. E così escono di scena due dei preventivati protagonisti dopo un chilometro in 1.27. Blair Witch Fee in vantaggio su Bolero di Poggio, all'esterno ora ha spostato Blasco Real. Colpo di scena sulla penultima, sulla curva, con l'errore quasi simultaneo prima di Blumenindal e poi di bellissima Bar. E così Blair Witch Fee può guidare nei confronti di Bolero di Poggio, che accenna a spostare all'esterno quando siamo a 600 dalla conclusione. Va ora all'attacco Roberto Andreghetti di Blair Witch Fee col Bolero di Poggio, più indietro c'è Bonton GSO coperto da Blasco Real. Paletto dei 400 finali, il parziale ora in 14.2, corsa che entra nel vivo, l'attacco deciso di Bolero di Poggio. Blair Witch Fee per il momento replica, ma Bolero guadagna qualcosa. Più indietro c'è Bonton GSO con Blasco Real all'esterno, insiste Bolero di Poggio su Blair Witch Fee, i due apparigliati all'ingresso in dirittura d'arrivo dopo una curva in 14.6, l'attacco ancora di Bolero di Poggio, ma Blair Witch Fee si difende con coraggio, insiste nuovamente Bolero di Poggio, finale con i due alle prese, Bolero forse a fil di palo riesce a prevalere, ma è una foto stretta. Andiamo a rivedere il finale con Blair Witch Fee e Bolero di Poggio, corsa che si è animata veramente nei 400 conclusivi e ha dato vita a una retta d'arrivo davvero molto combattuta, e sul palo vedete Bolero di Poggio probabilmente riesce a mettere qualcosa davanti all'avversario. Bolero di Poggio e Roberto Andreghetti per conto di Massimo Barbini dal nostro punto di osservazione sono riusciti a piegare una Blair Witch Fee che comunque ha corso alla grande, ma che probabilmente dovrà adeguarsi al secondo posto. Aspettiamo naturalmente l'ordine d'arrivo ufficiale, ma l'impressione è che Bolero di Poggio sia riuscito a prevalere proprio in fondo su Blair Witch Fee.